Derby ionico del campionato di promozione che arride al Gioiosa. Primo tempo meglio il Cavologna, che riesce a lavorare i fianchi un Gioiosa evanescente che non entra mai in partita. Tuttavia il gol arriva in maniera casuale. Un controllo maldestro dell'estremo difensore del Gioiosa mette in condizioni Coluccio di calciare dai 25 metri nella rete sguarnita. 1-0 per il Cavologna, vantaggio meritato. Nel secondo tempo un Gioiosa più volitivo e messo bene in campo riesce a far suo l'incontro. Saranno tuttavia gli episodi a condizionare la gara. Veniamo alla cronaca. Primo tempo, ci prova Martino su invito di Acucu, conclusione alta. Al 32esimo la frittata combinata da Cotrona, prestato da Acucu. Il pallone finisce tra i piedi di Coluccio e Cavologna in vantaggio. Il Cavologna ha possibilità di legittimare il risultato con i vari Martino e Barranca, non cambia però nulla. Secondo tempo, ecco gli episodi determinanti. 20esimo calcio di rigore, a nostro avviso a dir poco dubbio, e il Gioiosa trova il pareggio con Vallelonga. Vallelonga si rende protagonista di un intervento che manda giù a pallone lontano Teti, pugno in faccia, labbro rotto e spalla lussata nella caduta. Il tutto sotto gli occhi del guardialigne che non interviene. Lasciamo giudicare a voi le immagini. Il Gioiosa si prende poi tutta la posta in palio con un gol da Cineteca realizzato dall'ottimo Aquino Vincenzo. La reazione del Cavologna si concretizza in altre due buone occasioni che fruttano soltanto una traversa e un palo lambito. Finisce 2-1 per il Gioiosa, 3 punti vitali per la squadra di Scorrano. Il risultato inguaia però il Cavologna, che nella prossima gara incontrerà la prima della classe, l'Aurora Reggio. Quando uno perde, come fa a non essere arrabbiato? Sicuramente la sconfitta non ci sta, ci sono stati alcuni episodi che hanno caratterizzato questa sconfitta, però che dobbiamo fare? Ormai è così. Vediamo, uno degli episodi chiavi è il calcio di rigore, molto contestato dalla tua squadra. Ma non solo delle mie squadre, penso che è stato il momento cruciale della gara, un episodio alquanto inesistente a detta da tutti, e penso che anche voi potete un attimino valutare quell'episodio, però è così, poi perdi anche la gara e se vai a parlare che parli, se vai a dire cose che non, magari prendi le squalifiche, e facciamo tesoro di quello che è stato il risultato del campo, però stavolta con una differenza, che la squadra non meritava assolutamente di perdere, però... Questo l'abbiamo detto anche noi in telecronaca, abbiamo messo gli episodi chiave a fuoco, il calcio di rigore, ma anche quel pugno in faccia, se è stato intenzionato. Quello c'era il rosso. No, ma qua ci sono le interpretazioni degli arbitri e qua se uno parla quando uno perde, allora può dare l'impressione che uno parla, dice, io in genere non mi lamento di queste cose, però là ci stava l'espulsione, c'erano falli valutabili in modo diverso, però a me interessa solo l'episodio del rigore, che è stato quello che ha ribaltato il risultato, nel senso che... un arbitraggio infelice e un guardialigna pure infelice. Vabbè, è stata una partita equilibrata, molto equilibrata tra le due squadre. Loro hanno trovato un gol su un nostro infortunio. C'era, secondo me, un rigore prima dalla parte nostra. Noi abbiamo recuperato il secondo tempo, noi siamo entrati in partita subito e siamo entrati subito in grande partita. E onestamente io penso che la vittoria è giusta in questo momento, ma non che la vittoria è giusta perché abbiamo fatto un gol più dell'oro, se no il pareggio era regolare, è inutile nasconderci. Il secondo tempo abbiamo giocato noi, abbiamo voluto la vittoria, abbiamo voluto il primo tempo dove voi avete concesso campo, il Cavologna ha giocato decisamente meglio il primo tempo, poi all'inizio del secondo tempo avete avuto un approccio diverso, avete preso campo, l'abbiamo detto questo, mettendo anche in difficoltà il Cavologna. Sì, ma è la verità, ma il primo tempo noi abbiamo dato troppo gioco a loro in mano, e loro comunque sono una gran bella squadra.